Buonasera a tutti. Signor Presidente, voglio innanzitutto ringraziarle per l'invito a questo importante convegno. Onorevoli professori, cari colleghi, signore e signori, come ben sapete, da più di 2 anni fa il mondo arabo è in fase di profondi cambiamenti. In questo contesto estremamente agitato per effetto del fenomeno definito primavera araba, si guarda al Marocco come eccezioni, un'eccezione geopolitica. Alcuni organi di stampa hanno parlato di primavera marocchina per contrassegnare un po' precisamente questa singolarità del Marocco. Paese che abilmente, dico, ho saputo muoversi in anticipo rispetto a possibili situazioni di crisi, promulgando una riforma costituzionale profonda ed avanguardia, iniziata dal re e approvata a larga maggioranza del popolo marocchino nel luglio 2011. Si parla infatti di eccezioni in Marocco. Vorrei qui illustrare 3 elementi che, a mio parere, in parte spiegano questa situazione eccezionale. In primo luogo, e in larga misura, è la singolarità istituzionale del Paese, importante fattore di stabilità politica e sociale. Come sapete, il Marocco è una monarchia costituzionale. Il re incarna una doppia legittimità, una legittimità storica e una legittimità religiosa. Sotto l'aspetto storico, la monarchia marocchina regna da ben 1200 anni. È la più antica monarchia del mondo dopo quella danese. La dinastia alawita, che regna attualmente, è salita al trono nel 1640. Oltre a questo radicamento storico, il re gode anche di una legittimità religiosa, dal momento che egli è un discendente del profeta Mohammed ed incarna in tal modo la più alta autorità religiosa del regno. Attraverso questa doppia legittimità, l'istituzione monarchia costituisce alle occhi dei marocchini la base dell'identità e della tradizione marocchina. Vorrei qui ricordarvi una fase importante della storia del Marocco che conferma questa considerazione. L'esilio imposto nel 1953 dal protettorato francese al re del Marocco, all'epoca Sua Maestà Mohammed V, rappresentò per la Francia un colpo mortale, poiché tale provvedimento, avendo ferito l'orgoglio nazionale e il forte sentimento religioso del popolo marocchino, finì per innescare la rivolta popolare che costrinse Francia e Spagna a riconoscere l'indipendenza del paese nel 1956. La monarchia, ora più che mai, appare nel contesto della primavera araba come garanzia di stabilità e unità della nazione. Il secondo fattore da tenere in considerazione per comprendere a fondo il motivo di questa stabilità è dato dalla sicurezza religiosa. Nella società marocchina, il referenziale religioso costituisce uno degli elementi fondamentali dell'identità nazionale dei marocchini. Contrariamente, a ciò che accade in alcuni paesi musulmani, in Marocco si ha un'unicità di rito, e questa unicità non data da ieri, ma è prerogativa del Marocco ormai da secoli. Il Marocco ha sempre garantito la promozione di un Islam tollerante, pragmatico, basato sul rito malichita, che è una delle 4 scuole di diritto musulmano sunnita. E questo per evitare qualsiasi
interpretazione fondamentalista dell'Islam. Questa singolarità religiosa ha fatto in modo che le differenze tra i riti e gli scontri confessionali sono ben lontane dall'essere diffusi in Marocco oggi. Il terzo importantissimo, dico, fattore che vorrei citare consiste nell'esistenza di un consenso nazionale che si riflette attraverso la mobilitazione di tutte le sensibilità politiche, degli attori della società civile e delle forze vive della nazione per accelerare il processo democratico nel paese e costruire una nuova società dove i diritti umani siano garantiti, le libertà politiche rispettate e lo sviluppo umano posto in cima a tutte le priorità. Attualmente il Partito Islamista, che ha la maggioranza in Parlamento, è il Partito Giustizia e Sviluppo, ma governa in coalizione con tre altri partiti marocchini di diverse tendenze politiche e ideologiche, c'è anche il Partito Comunista Marocchino. Questo consenso nazionale nasce dalla convinzione dei partiti politici e dell'opinione pubblica che riforme di ampia portata possono essere effettuate in un ambiente morbida e serena senza ricorrere al baccano e sfrondare nel caos e nella confusione. Un ultimo elemento molto importante che genera stabilità è dato dalla sensazione generale della popolazione che le cose stanno cambiando nel paese, certo lentamente, ma inesorabilmente. La gente vede avanzare il cambiamento e ne percepisce la sensazione che ciò avviene progressivamente, talvolta in modo imperfetto, come le stesse autorità non esitano a riconoscere, ma in maniera sufficientemente visibile per soddisfare la popolazione. Vorrei qui sottolineare che Sua Maestà il Re, attraverso i frequenti discorsi rivolti alla nazione, si impegna per far progredire il paese verso orizzonti migliori, intervenendo quindi direttamente a sua larga scala nelle grandi riforme avviate nel paese sia sul piano economico che sociale. La sfida nazionale oggi, in questa fase di post-primavera araba, se così posso dire, in Marocco, è quella di completare questa riforma ambiziosa e di moltiplicare gli sforzi per lo sviluppo economico e sociale attraverso in particolare la realizzazione di importanti progetti avviati nel paese come il piano Marocco Verde per l'agricoltura, molto importante, il piano di emersione dell'industria, lo sviluppo delle energie rinnovabili, il piano azzurro per il turismo durabile e l'importante iniziativa nazionale per lo sviluppo umano, che risponde agli obiettivi del famoso Millennium Development Goals, eccetera. Il Paese, oggi, è di fronte a significative sfide che chiamano alla mobilitazione. Tutte le forze politiche e gli attori economici del Paese, il Marocco, nutre l'ambizione di allinearsi alle grandi democrazie mondiali e di posizionarsi come paese emergente. Per questo, però, necessita fortemente del sostegno da parte di pubbliche istituzioni e società civile dei paesi del vecchio continente che hanno già acquisito una vasta esperienza democratica. Questa è, sì, un'immagine futura del Marocco, ma allo stesso tempo è anche una scelta strategica che credo non riguarda solo il Marocco, ma anche tutti i paesi del bacino del Mediterraneo. Il Marocco ha sempre dimostrato il suo forte attaccamento agli principi universali della democrazia e aspira profondamente alla costruzione di uno spazio mediterraneo democratico, stabile, prospero e pacifico.
è un partner attivo, Marocco è un partner attivo in ambito del Forum Mediterraneo, come l'Unione per il Mediterraneo, che è la continuazione storica del processo di Barcellona, e come il Dialogo per il Mediterraneo Occidentale, 5 più 5, ora denominato Gruppo di 10, per meglio evidenziare giustamente l'avvicinamento in atto tra i partners delle due sponde del Mediterraneo. È con questo spirito che il Marocco continua a perorare l'idea di un'integrazione regionale euromagrebina, poiché Marocco crede profondamente nella realizzazione del Grande Maghreb. Questa è una questione vitale per tutti i paesi del Maghreb, ma anche strategica per l'Europa. La costruzione del Grande Maghreb apre un'ampia prospettiva per gli investitori, perché consente loro l'accesso ad un mercato di più di 100 milioni di abitanti per il Maghreb, 500 milioni per l'area euromediterranea e 1,5 miliardi di anime in prospettiva 2020 per il continente africano, che rappresenta il futuro per il Maghreb, per tutta l'Europa e in modo particolare per i paesi dello spazio euromediterraneo. Il Marocco è certamente consapevole e convinto che il successo degli importanti cambiamenti politici e istituzionali attualmente intrapresi dipende fortemente da una crescita consistente e da uno sviluppo economico sostenibile. Non v'è dubbio che gli investimenti costituiscono uno dei fattori chiave della crescita in Marocco. Per questo motivo, il Paese ha creato un ambiente molto favorevole alle imprese, basato su una politica di apertura. Ha già firmato diversi accordi di libero scambio con l'Unione Europea, gli Stati Uniti e circa altri 50 paesi in Asia e nel mondo arabo, e sta attualmente negoziando un altro progetto di accordo di libero scambio con il Canada e intende rivedere con l'Unione Europea l'accordo di libero scambio attualmente in vigore in direzione di un accordo più completo e approfondito. Il Marocco, peraltro, è un paese che ha molte affinità con l'Europa. Ricordo una dichiarazione dal 3 marzo 1986, fatta dall'ora Sua Maestà il Re Hassan II. Egli disse: il Marocco è un albero con le radici piantate in Africa, ma che respira attraverso le sue foglie in Europa. Questa metafora vuole confermare i forti legami che uniscono il Marocco allo spazio comunitario. Il Marocco è attualmente l'unico paese d'Africa e del Maghreb che beneficia dello statuto avanzato concesso dall'Unione Europea nel 2008. Con questo statuto si è definito un quadro di partnership che ha permesso al Marocco di ampliarli gli orizzonti delle sue relazioni con l'Europa, ponendosi l'obiettivo di un concreto avvicinamento, se non addirittura di un allineamento delle strutture politiche, economiche e sociali marocchine con quelle dell'Unione Europea. Ho detto in precedenza di COE che rappresenta in futuro il continente africano per i paesi del Maghreb e per l'Unione Europea. Ovviamente, il Marocco, quale paese africano, ha una naturale vocazione a sviluppare le sue relazioni con i paesi subsahariani. Tenuto conto dei forti legami che ci uniscono storicamente e culturalmente, il Marocco ha definito la sua politica verso l'Africa secondo tre orientamenti di base. In primo luogo,
un dover di solidarietà con i paesi subsahariani. In secondo luogo, la necessità di sviluppare una cooperazione sud-sud. E in terzo luogo, l'imperativo della pace e della sicurezza nella regione. Per quanto riguarda il dovere di solidarietà, il Marocco ha lavorato in questa prospettiva alla realizzazione di numerosi progetti di sviluppo che interessano le aree salute, agricoltura, piogge artificiali, gestione delle risorse idriche, irrigazioni, lotta contro la locusta, elettrificazione, sviluppo di infrastrutture di base, istruzione e formazione, senza dimenticare le aiuti umanitari destinate al paese colpite da calamità naturali e conflitti, frumento, medicine, donazioni di attrezzature mediche, ospedale, eccetera. Consentitemi ora di menzionare un punto importante nelle relazioni umanitarie tra il Marocco e l'Africa. Credo state consapevoli che il Marocco è divenuto negli ultimi anni un paese di destinazione e una terra di asilo degli immigrati provenienti da paesi subsahariani. La situazione di questi immigrati irregolarmente soggiornanti in Marocco è diventata preoccupante questi ultimi anni. Lo scorso settembre il Consiglio Nazionale dei Diritti Umani ha presentato al sovrano un importante rapporto sull'immigrazione in Marocco. Sulla base delle raccomandazioni contenute in tale rapporto, il sovrano ha richiesto la messa in campo immediata e senza ritardo di una strategia e di un piano d'azione appropriato in materia di immigrazione e di asilo, con una visione globale e umanistica. E in conformità con il diritto internazionale e il quadro della cooperazione multilaterale rinnovata. Sono quattro, dico, i motivi che hanno spinto il Marocco a rivedere la sua politica di immigrazione. Prima di tutto, la nuova Costituzione garantisce il principio di non discriminazione, il diritto di asilo e la parità di diritti tra cittadini e stranieri, fino al diritto di voto, con condizione unica di reciprocità. In secondo luogo, la migrazione è un elemento cruciale per il futuro delle relazioni del Regno con i paesi dell'Africa subsahariana. In terzo luogo, il Marocco è un potenziale alleato dell'Unione Europea nella lotta contro l'immigrazione clandestina e lo traffico di esseri umani. E infine, il Marocco è vincolato dalla famosa Convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei loro familiari, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 18 dicembre 1990. Il Marocco è stato il secondo paese nel mondo a ratificare questa convenzione il 21 giugno 1993. Vorrei aprire qui una parentesi per sottolineare che a tutt'oggi nessun paese europeo ha ancora sottoscritto a tale convenzione per la sola ragione, credo, che essa convenzione protegge i diritti legittimi dei migranti irregolari nello stesso modo dei migranti legali. Per ciò che riguarda la cooperazione economica come terzo orientamento della politica marocchina verso l'Africa, il Marocco si impegna a promuovere con i paesi africani un partnership di reciproco vantaggio, con il comune desiderio di sviluppare una cooperazione sud-sud, audace, creativa e multidimensionale. Questa politica è guidata dalla filosofia comune della realizzazione di una crescita economica condivisa al servizio di uno sviluppo regionale equilibrato, socialmente equo e sostenibile a beneficio di tutti i popoli africani. Il Marocco vede l'Africa come sua nuova frontiera dello sviluppo.
Il mercato marocchino dispone già di un'offerta credibile per i paesi africani, soprattutto nel settore dell'elettricità, dell'elettronica, delle energie rinnovabili, le nuove tecnologie di informazione e comunicazione, la farmacologia, l'habitat e la finanza, con una presenza sempre più diffusa di importanti filiali dei maggiori istituti bancari marocchini. Diverse imprese marocchine sono già attive in Africa subsahariana in vari settori: bancario, assicurativo, minerario, telecomunicazioni, edilizio e l'energia elettrica. Il Marocco si augura di associare a questo partnership marocchino-africano anche dei partner europei, e quindi gli italiani potrebbero diventare anche se potenziali operatori. Gli imprenditori italiani che desiderano investire in Marocco troveranno in questo paese non solo importante opportunità, ma anche una piattaforma ideale per il gigantesco mercato africano. Il terzo asse della nostra politica nei confronti dell'Africa, molto importante nell'attuale contesto internazionale, è il nostro fermo e costante impegno nel contribuire alla promozione della pace e della sicurezza nel continente, in modo particolare nella regione sahariana. Tale impegno risulta chiaramente degli sforzi diplomatici compiuti dal Marocco in senso dei principali organismi internazionali subregionali, in prima fila presso le Nazioni Unite. Attualmente, come membro non permanente del Consiglio di Sicurezza, il Marocco lavora costantemente per promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità del continente africano. Il ruolo di primo piano svolto dalla... In conclusione, vorrò solo, signor Presidente, sottolineare che nel difficile contesto internazionale in cui viviamo, sentiamo noi, il paese mediterraneo, una sorta di necessità di vivere insieme. In altri termini, per poterci meglio confrontare con i nostri problemi, siamo chiamati ad essere solidari gli uni verso gli altri. Credo che la crisi ci offra un'opportunità straordinaria, quella di riflettere insieme, ad instaurare nuove relazioni nello spazio mediterraneo per stabilire nuove dinamiche di cooperazione multidimensionale. E la ringrazio.